Una vita anticipazioni 2-7 ottobre, due nuovi pericoli ad Acacias 38. Anticipazioni e una vita prossime puntate, il colpo basso di Cayetana. Nuova settimana con una vita. La soap spagnola, nata dalla penna di Aurora Guerra e in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato dalle 14.10 alle 14.45, vedrà profilarsi due nuovi pericoli. Una misteriosa figura incappucciata e una domestica appena arrivata nel quartiere di Acacias 38 creeranno scompiglio nelle vite già movimentate dei protagonisti della soap. Nelle puntate dal 2 al 7 ottobre di Una vita, Fabiana confesserà a Mauro di aver ucciso Ursula. Una mossa, quella della domestica, messa in campo per salvare la figlia. Sam Emeterio non crederà alle parole della madre di Cayetana, ma i suoi tentativi di spingere Fabiana a raccontare la verità saranno vani. La donna sarà condotta in carcere e presto per lei arriverà un'altra notizia sconvolgente, Cayetana si rifiuterà di contattare un avvocato per difendere la madre. Come reagirà Fabiana all'ennesimo colpo basso della Sotelorus? Nel frattempo Cayetana si convincerà ad operarsi al volto per eliminare i segni del fuoco che l'ha deturpata. Una figura misteriosa si introdurrà però in casa della Sotelorus, che riceverà presto una strana lettera. Eventi inspiegabili inizieranno a circondare Cayetana. Dietro i fatti misteriosi si nasconde la figura incappucciata. Una vita, episodi della prossima settimana, Felipe perde la testa? Le anticipazioni di Una vita svelano che Trini assumerà una nuova domestica, Huertas. La ragazza sorprenderà tutti pretendendo un contratto di lavoro. La bellezza della nuova arrivata ad Acacias 38 non passerà inosservata a Felipe. L'avvocato cederà alle attenzioni di Huertas. Dopo il sacrificio estremo a Una vita di un personaggio chiave della soap, Liberto e Rosina scopriranno un film in cui tra gli attori compare Martin. La madre di Leonor resterà scioccata e affronterà Martin, intimandogli di avere un atteggiamento decoroso. I due arriveranno a un accordo e Rosina giurerà di non rivelare quanto visto a Casilda. Quest'ultima nel frattempo scoprirà una grossa somma di denaro nascosta in un ferro da stiro. La giovane verrà a conoscenza che quei soldi sono stati nascosti proprio da Martin. Nelle puntate della prossima settimana di Una vita, Rosina chiuderà definitivamente la sua storia con Liberto. Il ragazzo non la prenderà bene e Susanna confiderà alla vedova di Maximiliano di aver visto il nipote particolarmente giù negli ultimi giorni. Liberto tratterà Rosina con molta freddezza e sarà particolarmente sfuggente. La coppia riuscirà a riconciliarsi? L'appuntamento perciò con Una vita è da lunedì al sabato, a partire dalle 14.10 su Canale 5.